Cari amici, lettori, ascoltatori, insomma... Visori, ormai chi più ne ha più ne metta, l'avete riconosciuto, non c'è bisogno di presentazione, volto conosciutissimo, accanto a noi, accanto a me, Giampiero Ingrassia. Ciao Giampiero. Come va, come stai? Io bene, e tu piuttosto, come sei ingrassato ultimamente? Sono ingrassato in scena di, non so, forse 1000 chili, non so quanto può pesare. Allora, diciamo che ci troviamo al Teatro Brancato, dove il musical è iniziato da qualche giorno e terminerà il 4 marzo. 4 marzo. Quindi è tutto esaurito in questi giorni, quindi comunque provate a prenotare il vostro posto a teatro perché è uno spettacolo bellissimo, si chiama Hairspray, giusto? Esattamente, l'H. L'H, che sarebbe la versione teatrale di un grande successo, anche perché poi è iniziato è iniziato da un film, degli anni 80 che si chiamava Grasso e Bello, con protagonista Divine, che era una drag queen americana dell'epoca. Poi hanno fatto il musical a Broadway e poi dal musical hanno tratto il famoso... questi gorgheggi che sentite sono i ragazzi che fanno le prove, il bello della diretta. E è stato tratto il film con John Travolta di 12 anni fa, con Christopher Walken, Michelle Pfeiffer, eccetera. Senti, diciamo che poi è stato portato appunto al successo da John Travolta, però a teatro è tutta un'altra aria, insomma. A teatro, insomma è un musical che ha fatto, mi sembra, più di 2500 repliche, non la nostra versione, nel mondo. Ha vinto, mi sembra, 8 Tony Awards, quindi insomma è un musical molto molto importante, molto divertente. Si toccano temi importanti della società. Esatto, nonostante sia una favola musicale, si parla di razzismo, si parla di bullismo, si parla di caccia alle streghe, di diversità, insomma tutti argomenti che, ahimè, nel 2018 mi sembra che sia cambiato qualche cosa. Comunque tu cambi completamente in scena, voglio sapere esattamente, ma quanto tempo ci metti a cambiare? Ma guarda, cambiare perché insomma, ma se il pubblico non lo sa, io faccio il ruolo di Edna, che è la mamma di Tracy, che in realtà è la vera protagonista dello spettacolo. La particolarità di questo musical è che il personaggio di Edna viene interpretato sempre da un uomo, da un attore, ma non da un uomo che fa finta di essere una donna. In realtà si deve proprio calare nei panni di una mamma, di una signora cinquantenne. E quindi tra trucco, tra parrucco, tra vestiti, tra imbottitura, perché Edra è una mamma oversize, come la figlia. È un costume speciale. Quindi. È un costume speciale perché sotto gli abiti enormi indossa una tuta di doppia licra con degli innesti di gomma piuma, quindi è molto... molto calda, e io per tutto lo spettacolo sembro un ananas gigante. Senti, attorno a te tantissimi giovani che cantano, sì, ballano, si divertono, sono bravissimi. Bravissimi. Alcuni nomi, c'è Mari La Targia che fa mia figlia, c'è Gianluca Sticotti, c'è Riccardo Sinisi, c'è adesso tantissimi, intanto la Locandina la fai vedere. Sì, la faremo vedere. Floriana Monici, che insomma che iniziò con me a Grease, che fa il ruolo di Velma, insomma è Roberto Colombo, insomma tutti amici, tutti performer, ma tutti bravissimi. La regia è di Claudio Insegno. La regia è di un altro amico mio, che è il carissimo Claudio Insegno. Salutiamo Claudio. E noi ci conosciamo da 30 anni, ma non abbiamo mai lavorato insieme, quindi finalmente è venuta l'occasione per farlo. Senti, allora abbiamo detto tutto, mi sembra che ci resta da invitare i nostri amici ascoltatori, certo, lettori, visori. Visori, retrovisori, visionari. Venite al Brancaccio, noi siamo qui fino al 4 di marzo. Non perdete questa occasione perché è vero che vi divertirete, ma rifletterete un pochino e vi emozionerete. Quindi vi aspettiamo. È stato con noi Giampiero Ingrassia, grazie ancora. Rock and roll.